Virtuale è reale. La rete non è un gioco, è un posto diverso, ma è tutto vero. E anche in rete ci sono i buoni e i cattivi. Bisogna stare attenti. Si è ciò che si comunica. In rete bisogna essere gentili. Dietro alle foto ci sono persone come noi. Se dici cose cattive, saranno tristi o penseranno che sei cattivo o cattiva. Le parole danno forma al pensiero. Prima di parlare, bisogna pensare. Puoi contare fino a 10, così riuscirai a trovare parole giuste per dire quello che vuoi. Prima di parlare, bisogna ascoltare. Nessuno ha ragione tutte le volte. Imparare ad ascoltare è molto bello, perché si capiscono i pensieri degli altri e si diventa amici. Le parole sono un ponte. Ci sono delle parole che fanno ridere e stare bene, come una coccola o un abbraccio. E abbracciarsi con le parole è bellissimo. Le parole hanno conseguenze. Le parole cattive graffiano e fanno male. Se tu fai male a qualcuno con le parole, poi non è più tuo amico. Tante parole belle, tanti amici. Condividere è una responsabilità. La rete è come un bosco, meglio farsi accompagnare da un grande. Non dire mai a chi non conosce il tuo nome quanti anni hai e dove abiti. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Qualche volta non si va d'accordo, è normale. Ma non è normale dire parole cattive a un amico se lui non la pensa come te. Gli insulti non sono argomenti. Offendere non è divertente. Gli altri diventano tristi e arrabbiati. Adesso sei grande e sai parlare, non hai più bisogno di urlare. Anche il silenzio comunica. Qualche volta è bello stare zitti. Quando non sai cosa dire, non dire niente. Troverai il momento giusto per dire la cosa giusta.